Ciao da Dottor Palmas, la vostra Key Patient Guide, che sarebbe l'assistente che si occupa dell'orientamento del paziente quando si trova in Moldavia. Questo è lo schema. Noi abbiamo suddiviso tutti questi step secondo queste C'è fasi. un protocollo che C'è noi un protocollo. seguiamo. Vede il paziente passare tutte queste fasi, dal check-in iniziale agli appartamenti, tutto ciò che c'è prima di conoscere l'equipe medica, a ciò che avviene poi in clinica e tutto quello che succede dopo l'intervento, e infine Caffè e poi dopo check out. tutto quello che è importante sapere dopo che si torna in Italia. Appena arriverete, avrete delle chiavi, avrete un appartamento assegnato, oppure se avete Telefonino. scelto di stare comunque in altri appartamenti, vi verrà comunque dato un Cioè dipende dalla telefonino. persona, se sta da noi va bene, se no comunque avrà un telefonino per avere il collegamento con la clinica, con la logistica. E dopodiché vi faremo vedere il dipartimento di logistica. La zona relax sarò anch'io qua, quindi mi potete trovare qua al quinto piano per qualsiasi domanda, problema, tutto quello che riguarda il piano di cura. Anche problemi relativi agli appartamenti. Appartamenti, sì, per esempio se vi manca qualcosa nell'appartamento, L'asciugamano, avete bisogno della donna l'asciugamano. delle pulizie. Alessia, prima di iniziare le cure, ha necessità di raccogliere tutta una serie di dati dal paziente e sono per l'esattezza questi punti qua, che servono poi a evitare di fare le cure sbagliate, non intercettare certi desideri del paziente e col piano di cura. La situazione della salute, quello che ha avuto in passato, quello che è al momento. Che cosa desidera avere alla fine, come abbiamo spiegato anche in quell'altro video, è il budget. Il Perché budget è comunque. importantissimo. Diverso un paziente che vuole ottenere estetica e un budget di 2-3 mila euro, diverso un paziente che vuole ottenere estetica e un budget di 12 mila euro. Questo influenzerà notevolmente poi la scelta dei materiali, il tipo di chirurgia e il tipo di pianificazione dell'intervento. Dopodiché ci sono tutta la fase di raccolta dei dati che vanno dall'attacco, all'RX, panoramica, l'anamnesi, sia la situazione di condizione fisica generale, che poi fare uno zoom sulla bocca, verificare quelle che sono le criticità all'interno della bocca. Ci sono casi semplici, casi intermedi, casi molto difficili, casi addirittura che non abbiamo potuto Curare curare. è importante per il dottore perché il dottore deve sapere anche lui come seguire il paziente per sapere dove iniziare, che cosa si può, che cosa non si può, cioè se è allergico, farmaci, cioè sono tante cose che li dobbiamo compilare insieme. Prima delle cure dobbiamo rispettare questo piccolo protocollo, diciamo. Dopodiché, dopo l'intervento, ci sono delle cose che Alessia e le ragazze in clinica si assicurano che vengono fatte, come per esempio che vi diano il ghiaccio, i kit dei farmaci, gli appuntamenti successivi. Dopodiché vi verrà data la cartellina con i fogli di dimissione, l'RX che avete eseguito, il passaporto implantare, quando dovete tornare. Tutte queste informazioni che sono veramente utili e necessarie quando siete prima di tornare in Italia. Dopodiché c'è il check-out, dovete restituire le chiavi, qua in logistica il Il cellulare che cellulare. vi abbiamo dato. Ricordatevi però di lasciare il cellulare perché già ne abbiamo due o tre. 2 o 3 che sono in Italia di cellulari. Noi chiamiamo ma non risponde nessuno. Prima di partire dovete richiedere l'amicizia al nostro profilo Facebook Aftercare, perché attraverso questo profilo voi potrete rimanere in contatto con noi in caso di problemi e per programmare i viaggi successivi. Oltre che ricordatevi di fare i video col vostro cellulare, col vostro smartphone, aprire la recensione. Utilizzate lo smartphone e fate il vostro reportage di viaggio e caricate tutto sotto la recensione che vi consigliamo di iniziare già dal primo viaggio a scrivere. Scriviamo qua sulla lavagna tutti i punti e facciamo una carrellata, 2 minuti, gli facciamo vedere tutti quanti. Qua abbiamo messo tutto l'elenco dei vari passaggi che il paziente deve seguire nel protocollo studiato appositamente per ridurre i rischi in caso di turismo mentale. Prima di tutto viene assegnato l'appartamento, diamo il cellulare, la mappa della città, presentiamo la clinica, il dipartimento logistico, che è quello dove ci troviamo adesso. Dopodiché avete il vostro assistente di clinica che si occupa di orientarvi a quello che è il percorso di cure più adatto a voi. Con lui parlerete. Tanto parlerete con lui, mi raccomando, almeno 24-48 ore noi dobbiamo parlare con i pazienti prima di iniziare le cure, perché se non sappiamo quelli che sono i vostri obiettivi, i vostri desideri, rischiamo di fare un ottimo trattamento, ma non è quello che volevate, quello di cui avevate bisogno.
Dopodiché viene analizzato soprattutto il problema del paziente. L'errore più comune che fanno i pazienti quando fanno turismo dentale è mettere al centro il prezzo. No, al centro bisogna mettere il problema. Poi dal problema dipende il tipo di trattamento e infine il prezzo. Possiamo bilanciare il tipo di trattamento in base al prezzo, ma il trattamento dipende dal problema che avete. Ed è importante che ci rispondiate ad alcune domande su qual è il vostro problema, come avete perso i denti, cosa pensate di sapere dei vostri denti, come li curereste voi e infine qual è il budget. Dopodiché bisogna sapere la differenza che c'è tra budget e quotazione. Molti pazienti pensano che quello con cui arrivano è un preventivo finale. No, quella è una quotazione. Una quotazione è praticamente quelle che sono più o meno le cose che si potrebbero fare, quelli che sono i nostri prezzi, ma il preventivo viene sempre dopo una diagnosi. Molti pazienti dimenticano questo, che una diagnosi corretta è mezza terapia, ma il preventivo dipende dalla terapia. Se non si fa la diagnosi non si può fare un preventivo. È come chiamare il vostro elettrauto che sta in Italia, descrivergli quello che è il problema, l'elettrauto vi dice più o meno cosa può essere, vi manda un preventivo di 2000 euro. Poi arriva dall'Australia in Italia, guarda la macchina, ha messo i suoi strumentini per verificare e dice no, in realtà il problema è semplicemente questo fusibile, non costa 2000 euro. Allora a questo punto voi sareste obbligati a pagarlo 2000 euro per un fusibile. Il problema nasce dal fatto che non era stata fatta una diagnosi. Per fare la diagnosi occorre raccogliere tanti dati. Vi verrà assegnata un assistente in clinica che parla italiano e che lavorerà in squadra con un dottore specifico che vi verrà assegnato. Verrete poi visitati, si raccoglieranno gli esami, la TAC 3D, la panoramica, si faranno esami ulteriori, quali denti mancano, quali si muovono, quali fanno male, c'è sanguinamento alle gengive, c'è piorrea, il paziente fuma, vediamo l'anamnesi, che tipo di storia clinica ha il paziente, ha preso farmaci, tutta questa raccolta di dati. Si verificano e si annotano le criticità, quali sono le cose veramente critiche che un paziente presenta. Per esempio, paziente che prende farmaci per l'osteoporosi, paziente che ha preso bifosfonati, paziente che fuma, paziente cardiopatico, ipertensivo, paziente che ha già avuto dei rigetti, paziente che ha avuto già degli impianti dentali che sono andati male, che dobbiamo togliere, che quando togliamo ci sarà una voragine, oppure pazienti che hanno un osso non solo che basso ma che è anche sottile. Sono tante le criticità ed è importante saperle prima di partire. Immaginatevi raggiungere l'America in barca a vela senza avere un'idea delle previsioni medie. Sarebbe un pochino come attraversare una strada a quattro corsie bendati. La sola TAC non è sufficiente, bisogna anche fare un esame obiettivo e capire quali sono i rischi. Poi con i rischi noi decidiamo se un paziente è da codice rosso, codice arancione o codice verde. Un paziente che fuma, ma ha assunto bifosfonati, è un paziente che non sa di avere un problema grave, è un paziente che ha un budget basso di 2000 euro, un paziente che pensa che fare i denti artificiali sia uguale a riavere i denti naturali, noi stiamo mettendo in bocca materiali artificiali che non c'entrano nulla con la natura, quello è un paziente che neanche iniziamo a curare perché presenta un elevato rischio di recensione negativa, perché il paziente non capisce che non possiamo fare i miracoli. Qual è il trattamento più sicuro? Il nostro è il policlinico specializzato nelle cure più complesse della bocca. Più sicuro significa che il paziente non butta i soldi, significa che il paziente non deve tornare dal dentista a fare altri lavori, ma solo a fare la pulizia dei denti. Il nostro obiettivo è far uscire il paziente dalla spirale del dentista, non deve più avere bisogno del dentista se non per fare la pulizia. Avere dei denti magari in resina, in plastica, non è sicuramente un trattamento sicuro. Avere un trattamento sicuro significa avere abbastanza impianti dentali che sul lungo termine il paziente, nel caso della perdita di uno o due impianti, non deve comunque tornare dal dentista. Lavori insicuri per me sono i lavori con quello su quattro impianti, oppure i lavori fatti con la resina. La resina è plastica fondamentalmente, i denti di plastica si comportano in maniera differente dai denti in pecton oppure in ceramica. La scelta della chirurgia dipende poi dal problema del paziente. Noi non possiamo fare la stessa chirurgia su tutti i pazienti, ci sono malattie diverse, problemi diversi, quindi chirurgie diverse, i materiali vengono scelti in base ai desideri del paziente, le tempistiche dipendono dallo stato di gravità del paziente, ci sono pazienti che devono ricostruire l'osso e devono tornare 3-4 volte, pazienti che l'osso è perfetto, situazione semplice, bastano due volte, una volta sola in genere quando è solo protesi. Dopodiché c'è la scelta finale del trattamento, il paziente sottoscrive i nostri consigli e sconsigli
consigli che gli abbiamo dato, si prende l'appuntamento per iniziare le cure, lì iniziano tutte le cure, dopodiché vi verrà dato il ghiaccio, i farmaci, le istruzioni di ciò che dovete e non dovete fare, gli appuntamenti successivi quando dovrete tornare al policlinico, dopodiché una cartellina con radiografia prima, dopo e tutti i passaporti implantari e il corredo del paziente che si porta in Italia, le radiografie pure che vi serviranno magari nel caso di permessi per malattia per attestare i lavori che avete fatto. Check out, ricordatevi di restituire il cellulare, la chiave dell'appartamento e aprite la recensione Facebook con il materiale che avrete filmato e registrato, quello vi difenderà tutti gli anni prossimi. Aggiunta su Facebook del gruppo SOS Aftercare, vi aiutano i ragazzi in logistica, ricordatevi di farlo prima di partire. Protocollo Aftercare, ovvero tutte le istruzioni su cosa fare e non fare in caso di problemi quando sarete in Italia, e date uno sguardo al video che vi faremo vedere. Vi arriverà anche sulla mail, un occhio sulla mail, perché vedrete tutto quello che è importante fare dopo aver curato. Vi ho illustrato quello che è il sistema che permette di fare turismo dentale, quello che ci ha differenziati questi anni rispetto alle altre 400 cliniche che fanno turismo dentale. Vi ricordo che noi abbiamo anche scritto 2 libri sul turismo dentale, sappiamo di cosa parliamo. Significa avere la possibilità di risparmiare i soldi. Invece, se non si segue questo protocollo, al 90% correte il rischio di avere problemi e buttare i soldi. Per questo abbiamo studiato questo sistema questi anni. Vi farò vedere adesso invece quelli che sono i Big Five, che sono il nostro punto di forza, quelli che sono gli aspetti fondamentali da prendere in considerazione prima di partire con i lavori, per fare veramente centro con gli obiettivi del paziente e gli obiettivi della terapia. Un saluto da Dottor Palmas. Mi chiamo Paolo Atti e vivo a Monza. Il mio lavoro è dipingere muri, nel senso che faccio trompe-l'oeil, murales e lavoro, insomma, così nel campo artistico. Avevo bisogno di risolvere un problema che avevo in bocca, cioè la parodontite ormai in stato abbastanza avanzato. Mi sono rivolto a dentisti vicino a casa mia e anche sul territorio nazionale e avevano dei prezzi che erano assolutamente proibitivi. Mi sono rivolto in Croazia, avevano dei prezzi molto alti. Poi un bel giorno in rete ho trovato SOS Turismo Dentale, ho mandato una mail, sono stato ricontattato e nel giro di pochissimo tempo abbiamo incominciato un dialogo fatto di mail e telefonate tra gli assistenti del dottor Palmas e anche con lui ho parlato. Mi hanno chiesto un po' di informazioni, ho mandato una mia panoramica. Sulla base di questa panoramica mi hanno fatto un preventivo e ovviamente sconsigliato da tutti i miei parenti, da tutte le persone che conoscevo e quali raccontavo di questa realtà che c'era in Moldavia come cure a prezzi umani. E ho osteggiato in tutti i modi, comunque ho deciso di partire e sono partito. Ho fatto la prima parte dei lavori circa 20 giorni fa. Dovrò tornare a fine ottobre, inizio novembre per completare l'innesto di impianti nell'arcata superiore e poi dopo 4 mesi ritornerò e diciamo che entro febbraio dovrei avere i miei denti in metallo ceramica o zirconia al 100% operativi. L'esperienza da loro è stata a dir poco meravigliosa, nel senso che ti vengono a prendere in aeroporto, ti coccolano, ci sono persone che si occupano di te, non ti fanno mai sentire un malato soprattutto, hanno un atteggiamento molto cordiale e carino, mai di compatimento, non ti fanno mai sentire a disagio. La cosa molto bella è che loro proprio hanno un atteggiamento nei tuoi confronti amichevole e parità, ecco, diciamo così. La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è stata proprio la professionalità, però, che ho trovato là, perché sono tante belle parole a volte quando ti dicono che c'è assistenza, che ci sono operatori che parlano italiano e tutto quanto. Però la cosa meravigliosa che c'è lì e proprio la qualità delle prestazioni che loro hanno, la pulizia è assoluta, diciamo i locali sono veramente tenuti in modo maniacalmente pulito. Vedi, una realtà è fatta di una popolazione che non ha moltissimo, si vede che la Moldavia è in una fase critica della sua vita, perché sta passando da una fase di basso profilo ad una fase di lancio verso l'Europa e verso il mondo. Però SOS Turismo Dentale è già assolutamente lanciata verso il mondo, oserei dire che
è più lanciata verso il mondo europeo di quanto lo siamo noi in Italia, perché per avere le stesse qualità di attrezzature o di assistenza bisogna andare in cliniche che hanno dei costi veramente esorbitanti. Non ultimo, il dottor Palmas è una persona che non solo è carina, è simpatico e ci sa fare, è una persona molto ma molto competente, mi ha detto cose che in Italia non mi avevano detto e che poi ho riscontrato essere vere oltretutto. Ma che quello che ha di meraviglioso quell'uomo è veramente l'empatia che riesce a sviluppare con le persone che aiuta, perché è veramente una persona che ha un progetto, ha un ideale, è un idealista ma con i piedi per terra, ecco, perché sa bene quello che vuole e soprattutto sa farvi star bene. Vabbè, con questo è tutto, spero di non aver passato troppo il limite e un abbraccio a tutti voi, siete grandi.